Ciao a tutti, in questa breve serie di video, vi elencherò i componenti hardware da me scelti per assemblare un mini PC con sistema operativo Apple OS X, seguitemi. Il budget da me scelto per questo progetto, che ahimè dovrò poi regalare, a malincuore, è fissato per una spesa di 500 euro. Ma vediamo subito di cosa si tratta. Per prima cosa, il monitor. Questo è l'unico componente che non ho acquistato. Ho infatti riciclato il mio vecchio monitor Dell, 23 pollici 16 noni, ha solamente entrate VGA e DVI. Lo scatolone in questo caso non c'entra, è dell'attuale mio monitor 27 pollici, 4K. Con il case non ho badato a spese, era necessario fosse carino, e quindi sono andato con un ITEC, modello Kiwi 80S. Questo case è apposito per schede madri mini ITX, praticamente perfetto. Possiede già un alimentatore esterno a 12V, 5A, 120W, ed una scheda di alimentazione interna da 65W, con presenti tutti i connettori che necessiteremo. La scelta è ricaduta sul modello con slot per masterizzatore DVD, per varie necessità. Si può installare qualsiasi modello slim, sia slot in, come su Apple, quindi senza carrello che fuoriesce, oppure rimuovendo il frontalino dal case, si può montare un banalissimo lettore CD con cassetto che fuoriesce, come in un qualsiasi PC portatile. Per quanto riguarda la scheda madre, ho optato per una mini ITX dell'ASRock. Il modello come vedete a video è un H170M, ITX/DL. Ho scelto il modello più economico senza Wi-Fi incorporato perché tanto con Hackintosh non avrebbe funzionato, se non con una modifica ed ulteriore spesa. Tassativo era l'uscita video DVI, oltre chiaramente alla classica HDMI. Questa scheda, compatibile 100% con Hackintosh, era ciò che più soddisfava le mie esigenze. Non avendo particolari necessità, e volendo rimanere contenuti con il prezzo finale, la scelta del processore non è andata all'Intel i5 6400, bensì al fratello minore i3 6100. Questo processore è il giusto compromesso, tra prestazioni e budget contenuto. Comprensivo anche di dissipatore stock, in ogni caso inutilizzato per via del troppo ingombro. Della normale pasta termica, nel mio caso Cooler Master, e 2, oro. Come dissipazione attiva della CPU, avevo optato per un Silverstone AR04, lusingato per la maggior dissipazione rispetto ad altri della fascia compatta. Errore mio grandissimo, questo dissipatore non è compatibile con la MOBO da me scelta, come vedremo più avanti nel video. Infatti, il radiatore e i due tubi di rame toccano sui condensatori e sulla parte di alimentazione 12V avanzata. Non compratelo quindi, il reso è stato necessario. Come memoria RAM, la scelta è andata per ragioni di costo, alle Fury HyperX, DDR4 alla frequenza di 2133 MHz, memoria ormai utilizzata in gran parte delle configurazioni di PC attuali, sono infatti prestanti ed economiche al tempo stesso. Avendo poi solamente due slot nella scheda madre, ho optato per un single channel a 8 GB, lasciando uno slot libero per un upgrade RAM futuro. Sempre per ragioni di spazio e di prestazioni, la scelta non poteva che ricadere su un SSD, in questo caso da 240 GB. Il modello è un PNY, uno tra i più economici nel mercato. Testeremo come si comporterà una volta assemblato il tutto. Chiaro che se il vostro budget è maggiore, puntate a qualche cosa ancora più prestante. Come connettività, ed essendo nel mezzo delle offerte del venerdì nero, ho scelto questo adattatore USB Wi-Fi, della OK, funziona sia su rete N, sia su rete AG, sia alla frequenza di 2,4 GHz, sia alla nuova frequenza 5 GHz, praticamente compatibile con tutti i Wi-Fi di ultima generazione, e non. La scelta è ricaduta in questo prodotto anche perché la sua descrizione dava compatibilità 100% con macchine OS X, vedremo a breve se sarà così. Avendo, come già detto poc'anzi, un case con slot per unità ottica, ecco qui un banalissimo ed economico lettore DVD esterno. Una volta aperto ed estratto il lettore, lo si potrà installare all'interno del case, anche questo acquistato nel venerdì nero a prezzo ribassato. Eliminate dalla mia mente le combo Logitech, topo più tastiera, che le trovo tutte orrende, ho scelto l'acquisto separato. Come tastiera ho scelto la K360 di Logitech, elegante e comoda nell'utilizzo. Mentre per il mouse la scelta è andata all'M280 di Logitech, impugnatura un po' piccina per i miei gusti, ma sicuramente adatto ad un pubblico femminile quale sarà poi l'utilizzo finale di questo progetto. Di questo topo esiste anche la versione silent, con il click del tasto destro e sinistro di molto silenziati. Se avete budget, una buona scelta potrebbe essere quindi quest'ultima. Non potevano mancare due diffusori audio piccini, e sempre per rimanere limitati con la spesa ci è venuto incontro Amazon, con la sua linea Basic. Due casse audio, amplificate, economiche, ma sufficienti per questa soluzione di PC.
E per concludere il desk, un tocco di luce originale, una lampada a forma di vaso di fiori, con accensione touch, al tocco, provvista di batteria ricaricabile interna, nel mio caso sempre collegata con spinotto USB al PC, sicuramente apprezzata da chi riceverà questo mio regalo. Ed ecco qui tutto il necessario, ma andiamo ad aprire ogni singola scatola, seguitemi. Iniziamo con il case. Troveremo uno scatolo contenente l'alimentatore esterno a 12V 5A in uscita, assieme ad un pratico sacchettino contenente tutta la batteria che necessiteremo in fase di assemblaggio. Il case è davvero compatto, interamente realizzato in alluminio satinato nero, molto bello e molto simile all'originale Mac Mini. Una volta aperto il coperchio nella parte superiore, ci troveremo davanti il supporto unico sia per unità ottica sia per il nostro SSD. Ed ecco qui la scheda d'alimentazione interna da 65 W di potenza, il giusto per questo mini PC. Sono presenti tutti i cavi necessari, alimentazione scheda madre, CPU, unità ottica, SSD, eccetera. Rimuovendo il frontalino anteriore, si passerà da unità ottica Slatin, ad unità ottica Slim Standard, quella da portatili per intenderci. Scheda madre Mini ITX, DVD con driver e manuale di istruzioni. Placchetta per il retro del case, molto minimalist. Due cavetti SATA 6, uno con connettori entrambi diritti, il secondo con connettore diritto ed a L90 gradi. Supporto per PCI Express Mini, che non ci servirà. Ed ovviamente la splendida scheda madre, con dissipatore passivo interamente in rame sopra il chipset H170, uscita DVI, HDMI, 2 USB 2.0, 6 USB 3.0, 2 connettori Ethernet, uscita audio ed ingresso microfono, connettore PS2 per mouse e tastiera che non ci servirà. Processore i3-6100, di sesta generazione. E dissipatore standard stock Intel, da usare come fermaporte. Questo era il dissipatore che inizialmente avevo scelto, Silverstone, con tubi in rame per una migliore dissipazione, silenzioso e funzionale. Peccato non mi sia accorto per tempo della sua incompatibilità con la moda da me scelta. Microbustina con pasta termica. E questo è il dissipatore, con ventola attiva PWM, e tubi in rame per favorire lo scambio termico. Peccato sia troppo ingombrante. Solamente appoggiato sulla scheda e processore, si nota come, orientandolo in qualsiasi direzione, tocchi in qualche componente della scheda madre, condensatori, eccetera, completamente incompatibile sebbene il socket sia corretto. Effettuato il reso, come sempre Amazon è magica, sebbene questa volta mi sia costato 2 euro, ed acquistato il fratello minore, NT07, per socket 11.5X adatto per processori fino a 65 W, idoneo quindi sia per gli i3, come nel mio caso, sia per gli i5, per chi volesse più prestazioni. Questo dissipatore possiede le viti in ferro per il suo fissaggio, da installare quindi con la sua piastrina plastica sul retro mobo, compresa anche una mini siringhetta di pasta termica Silverstone. Finalmente un dissipatore compatto idoneo per questa configurazione.
Per quanto riguarda le RAM, un unico banco da 8 GB, a 2133 MHz, DDR4 Fury, HyperX. Adesivo HyperX e micro istruzioni d'uso barra garanzia. Come memoria interna, come già detto, unità SSD da 2,5 pollici PNI, modello CS900 da 240 GB di capienza. Passiamo ora alla scheda Wi-Fi. La mia scelta è andata a questa OK esterna C600, modello WFR5, con connessione USB ed antenna esterna orientabile, sicuramente più prestante delle chiavette Wi-Fi microscopiche. Una volta installata sul retro del case, quasi non si nota. Al suo interno troviamo un mini disco con i driver, sia Windows che Mac, istruzioni d'uso in lingua inglese, ed un invito a registrare online il prodotto per usufruire della garanzia, ed ovviamente il modulo scheda Wi-Fi. Tre livelli di inclinazione. Vediamo ora il lettore DVD. Avendolo pagato solamente 9,90 euro, era quasi scontato fosse solamente un lettore DVD, mentre la parte di masterizzazione è solamente per quanto riguarda i soli CD-ROM. Inoltre, una volta estratto l'unità ottica da questo case plastico, l'unità si è rivelata con connettore di tipo slim a tapi, non avendo il SATA quindi necessitava di adattatore eccetera eccetera. Anche questa soluzione è stata messa in un cassetto, ed acquistato un masterizzatore DVD, slim, SATA, con relativo connettore da mini SATA, a SATA più alimentazione. Vi lascerò i link corretti di quest'ultimo in descrizione qui sotto. Evitate quindi di acquistare questa ciofecca. Tastiera Logitech K360. Troviamo subito appena aperta la scatola, il connettore universale Logitech Unifing. Una volta tolta la pellicola, la parte frontale della tastiera si rileverà di un nero lucido molto bella l'estetica, anche se qui è tutto soggettivo. I tasti sono ovviamente a membrana ed hanno un basso profilo, simile alla tastiera Apple. A parer mio molto buona la scrittura su di essa. Minimale la stampa su carta relativa alle istruzioni d'uso e garanzia prodotto. Passiamo ora al mouse, Logitech M280. Al suo interno troveremo ovviamente il mouse, la chiavetta, già vista poc'anzi, Unifing, e le solite minimaliste istruzioni d'uso barra garanzia. La seconda chiavetta Unifing, per non smarrirla, la si può posizionare all'interno del mouse. La terremo così di scorta. Passiamo ora alle casse audio 2.0, di Amazon Basic modello A100. Il solito manualetto con le istruzioni d'uso multilingua, e i due diffusori audio. Su uno dei due diffusori è presente una manopolina per l'accensione e lo spegnimento, nonché la regolazione del volume, il tutto monitorato da un LED verde che ne determina il funzionamento. Il cavo al finale si sdoppierà, terminando da un lato con il classico jack da 3,5 mm, mentre dall'altro con uno spinotto USB di tipo A, per acquisire l'alimentazione necessaria ad amplificare il segnale audio. Le casse funzioneranno infatti con i 5 V, 500 mA di una sola uscita USB. Terminiamo dunque con l'illuminazione della scrivania con questa originale lampada fiore. Come sempre al suo interno troviamo il foglietto illustrativo ed un cavetto USB, micro USB. La lampada, oltre a fare appunto luce, presenta nel suo vaso anche un comodo e pratico portapenne. Tre sono le intensità di luce, settabili con un semplice tocco.
La luce emessa è bianca fredda, circa 6000 K. Presenta al suo interno una batteria, ricaricabile mediante il cavetto USB in dotazione. Iniziamo ora con l'assemblaggio hardware. Per prima cosa CPU, pasta termica e dissipatore. Aggiungiamo anche il modulo RAM. Come potete vedere da quest'immagine, il dissipatore ultimo acquistato non va in collisione né con il modulo RAM né con qualsiasi altro componente della scheda madre. Un ultimo sguardo alla scheda madre assemblata prima dell'installazione all'interno del case E-Tech. Inseriamo la mascherina nel retro del case, ed inseriamo la scheda madre al suo interno, prestando attenzione ai cavetti di alimentazione già presenti all'interno del case. Colleghiamo le due porte USB esterne del case, nell'apposito connettore sulla scheda madre. Raccogliamo il cavetto con qualche fascetta per ordinare il tutto e facilitare le operazioni di chiusura finali. Colleghiamo sulla scheda madre i tre cavetti relativi al tasto di accensione e spegnimento, al LED alimentazione e al LED uso hard disk. E per finire colleghiamo anche il connettore a 20 pin sulla scheda madre, eliminando la parte finale a 4 pin che non ci serve. Alimentiamo poi anche la CPU, utilizzando il cavetto giallo-nero a 4 pin. Dovrebbero rimanere fuori soltanto l'alimentazione per l'SSD, un connettore IDE a 4 pin ed un connettore floppy 4 pin che utilizzeremo poi per alimentare l'unità ottica. Un breve check, per vedere che tutto funzioni. LED blu acceso significa scheda d'alimentazione alimentata. Tutto ok. Prima di richiudere il tutto, alimentiamo e colleghiamo l'SSD alla scheda madre con uno dei due cavetti SATA compreso nella scheda madre, e, con l'aiuto del cavetto adattatore SATA Slim, colleghiamo anche l'unità ottica, all'alimentazione, e ad uno dei rimanenti tre connettori SATA della scheda madre. Richiudiamo la staffa di supporto con le apposite 4 viti, e procediamo con la chiusura finale del coperchio superiore con le 4 viti nere in dotazione. Ed ecco qui il nostro mini PC, terminato e pronto all'uso. Colleghiamo alimentatore esterno, cavo di Wi-Fi al monitor, assieme a tutte le periferiche USB desiderate e diamo la prima accensione. In mancanza di sistema operativo ci aspetteremo quindi l'avvio della schermata di BIOS. Sfiga vuole, nel mio caso, che la parte terminale dell'alimentazione esterna, questa che state vedendo sulla sinistra con jack di colore giallo, sia difettosa. Infatti arriva alimentazione al PC solamente muovendo questo connettore. Ho aperto la richiesta per la sua sostituzione verso E-Price, vediamo cosa mi risponderanno entro le 48 ore. Ho paura dovrò restituire l'intero case, proprio ora che l'ho appena terminato di assemblare e sistemare. Uffa, questo controllo qualità cinese, lascia proprio a desiderare. L'alternativa è di acquistare di tasca mia, un nuovo alimentatore 12 volt, 5 ampere, ma avendo appena effettuato l'ordine, perché dover spendere altri soldi sempre io? Ma passiamo il problema momentaneamente, ed accendiamo il tutto. Perfetto, siamo online, la schermata del BIOS è fronte a noi, in versione semplificata, grafica ed estremamente intuitiva, molto bella. Bello anche il LED del case, che a PC acceso illumina la tavola con una bella striscia luminosa di colore blu. Ovviamente la lingua italiana nel BIOS non esiste, ci toccherà accontentarci dell'inglese o dello spagnolo, vale. Inizialmente la ventola CPU è un po' rumorosa e infatti impostata a standard, sta girando attualmente a 2500 giri al minuto. A breve vedremo le varie soglie dei 4 profili disponibili e setteremo in silenzioso quest'ultima. La CPU rimane comunque a 42-43 gradi centigradi in modalità standard. Cliccando in basso su System Browser, si aprirà la scheda madre in versione grafica. Basterà passare sopra il puntatore ai vari componenti, per leggervi cosa vi è installato sopra, CPU i3, RAM DDR4 eccetera eccetera. Premendo il tasto F6, si passerà alla classica schermata di BIOS, in versione testo. Qui sono presenti tutti i dettagli, comprese le modifiche obbligatorie che dovremmo eseguire prima di iniziare l'installazione di Hackintosh.
Una volta settata la data e l'ora attuale, impostando la ventola della CPU in Silent, al termine del riavvio del BIOS, la ventola della CPU non la si udirà più. La sua velocità è scesa infatti dai 2500 giri al minuto originali di partenza, agli attuali 1366 giri al minuto. La temperatura della CPU salirà fino a 50 gradi centigradi, ma questo non è un problema. Era scontato che con un case così ed una dissipazione del genere le temperature fossero nell'ordine dei 50 gradi centigradi. La mia configurazione rimarrà settata a silenzioso, visto l'uso che se ne farà poi della macchina, ma vediamo brevemente le varie soglie dei quattro differenti settaggi. Versione Silent, la mia scelta finale, rimarrà silenziosa fino ad una temperatura CPU di 60 gradi centigradi, dopodiché inizierà a aumentare i giri per raffreddare la CPU maggiormente. Nel caso si superino gli 80 gradi centigradi la ventola andrà alla sua massima velocità, ossia 3000 giri al minuto. Con impostazione standard, la ventola girerà al 65% della sua velocità massima sempre, fino ad una temperatura CPU di 50 gradi centigradi. Una temperatura maggiore porterà la velocità della ventola, e quindi ad un aumento del suo rumore, fino all'80%-100%. Per chi non dà fastidio il rumore della ventola, questo è un buon profilo da mantenere per abbassare di 8 a 10 gradi centigradi la propria CPU. In modalità performance, l'asticella della velocità rimarrà costante ad un 70% della velocità massima fino ad una temperatura della CPU di 40 gradi centigradi, salendo di velocità e quindi di rumore man mano che la CPU andrà sotto sforzo. Trovo questa modalità abbastanza esagerata ed inutile su un PC del genere. Per chi necessitava di prestazioni, sicuramente avrebbe seguito un'altra strada. Profilo ancora più assurdo ed inutile del precedente. Mantiene la ventola della CPU costantemente ad una velocità di 3000 giri al minuto, praticamente come essere seduti a fianco di un aereo supersonico. Lasciate perdere. Con questa prima parte d'assemblaggio mini PC Hackintosh abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, e magari volete assemblare anche voi una macchina simile a questa, vi invito a cliccare mi piace al video, ed a iscrivervi al mio canale, se già non lo avete fatto, per non perdervi i prossimi video sulla configurazione ed installazione di OS X Sierra. Ciao a tutti, vi aspetto al prossimo video, ciao!